Buon pomeriggio e benvenuti a Caserta Sera Stadio per le gare in programma oggi per il campionato di calcio di eccellenza che sono i Isernia Macchia, Venafro Campobasso e Piedimonte Matese contro il Pietramonte Corvino. Fra poco ci collegheremo con lo stadio Ferrandi di Piedimonte Matese per la gara in programma appunto contro il Pietramonte Corvino, poi con le interviste del dopogara per sentire un po' che cosa hanno detto i protagonisti sulla gara di oggi. Ora la sigla, poi subito dopo ci ritroveremo per seguire appunto le interviste dagli spogliatoi. Sigla. Bene, dopo la sigla stiamo per collegarci con la nostra inviata Maria Cavicchia, pronta dagli spogliatoi delle due squadre, ma andiamo per ordine, prima allo spogliatoio del Piedimonte, poi subito dopo quello degli ospiti. A te, Maria. Ventesima giornata di campionato, Treppini-Pietramonte-Corvino, terminata con un 3-2 per il Treppini. Siamo in diretta dal campo con l'allenatore del Treppini, Mister Palazzo. Mister, un bel ritorno alla vittoria contro una formazione però tutt'altro che arrendevole. Ma è tutta la settimana che glielo dico ai ragazzi, questa è una squadra che nel girone di ritorno ha cambiato tantissimo, non è la squadra d'andata. E infatti insieme al girone di ritorno penso che insieme al Macchia, al Vasto Giraldi, era la squadra che ha fatto più punti, ha fatto circa 12 punti nelle ultime 4-5 gare, quindi massimo rispetto, non abbiamo sottovalutato la gara, anche se la gara è stata complicata perché l'avversario era di un grande spessore. Parliamo un po' della classifica, zona playoff alquanto affollata. Chi le desta più pensieri? Ma io penso che noi abbiamo tutte le carte in regola per puntare ai playoff. Io sono convinto che se facciamo bene possiamo puntare addirittura nella terza piazza, che è una piazza d'onore. Quando sono arrivato eravamo sesti fuori dai playoff, davanti a noi c'era anche il Guglionesi, ci stava l'Isernia, 7-8 punti, ci stavano tante realtà e grosse società. L'Isernia l'abbiamo ripresa sotto certi aspetti, diciamo che abbiamo recuperato i punti, abbiamo un paio di punti più sul Guglionesi. Però non dobbiamo mollare assolutamente, abbiamo tutte le qualità. Ecco, peccato che oggi eravamo un po', tra virgolette, messi male perché mancava il capitano, mancava Walter Ricci che potesse cambiare gara. Si è fatto male l'altro attaccante Ginestra dopo mezz'ora e l'abbiamo sostituito. Quindi è stata una partita complicata, difficile e faccio complimenti ai ragazzi perché sono stati veramente bravi. Assenze importanti dunque. Ma le assenze sono sempre importanti, ecco, anche se poi alla fine si cerca sempre di fare Necessità virtù. Quindi siamo veramente, diciamo contenti del risultato, della prestazione meno, ma era difficile, ho detto. Noi avevamo delle pedine importanti fuori, non dimentichiamo che abbiamo giocato 32-33 minuti in 10. Sul 2-2 c'è stata questa bella reazione, abbiamo trovato il terzo gol. Quindi la squadra oggi è stata veramente brava e gli faccio i complimenti. Ringraziamo il mister, restituisco a te la linea Lorenzo. Bene, grazie Maria. Dopo lo spogliatoio del Piedimonte, ora andiamo in quello degli ospiti del Pietramonte Corvino e sempre con Maria Cavicchia e naturalmente il suo ospite. A te la linea. Lorenzo, sono qui con il mister del Pietramonte Corvino, mister Torre. Mister, gara tanto bella quanto intensa, ma alla fine poi il Treppini ha portato a casa la posta in palio. Beh, ci abbiamo messo parecchio di nostro. Penso che il primo e il terzo gol sia stato più demerito nostro che merito della squadra avversaria. Alla fine loro hanno vinto, poi il risultato è quello che conta, però ritengo che forse il pareggio sarebbe stato un risultato più giusto. Prossimo impegno con il Venafro, considerata però la giocata di oggi, sembrerebbe una partita alla vostra portata. Ogni partita sta a sé, bisogna giocarsela, rendere, impegnarsi al massimo, poi si vedrà. Certo, noi ce la giochiamo con chiunque, con la speranza di riuscire a guadagnare qualche punto sulle altre e poi giocarcela alla fine nei play-out. Bene, grazie mister e restituisco a te la linea Lorenzo.
Bene Maria, la nostra trasmissione termina qui, se non hai altro da aggiungere, grazie alla regia, ai tecnici e a tutti quanti voi che ci avete seguito. Alla prossima, sigla!